Pratica di disidentificazione e autoidentificazione, guidata dal dottor Roberto Assaggioli. Il primo stadio consiste nell'affermare con convinzione, per diventare consapevoli del fatto, io ho un corpo, ma non sono il mio corpo. Io ho un corpo, ma non sono il mio corpo. Ciò dovrebbe essere ovvio perché il corpo è qualcosa di materiale, in continua mutazione, in continuo cambiamento. In pochi anni tutte le cellule vengono rinnovate. Tuttavia, noi ci identifichiamo erroneamente di continuo con il nostro corpo e attribuiamo all'io le nostre sensazioni fisiche. Ad esempio, noi diciamo io sono stanco, ma questa è considerata una eresia della psiche, perché l'io non può essere stanco. Il corpo è stanco e trasmette all'io una sensazione di affaticamento, e questo è molto diverso. Questo primo stadio è relativamente facile. Io ho un corpo, ma non sono il mio corpo. Io ho un corpo, ma non sono il mio corpo. Io ho un corpo, ma non sono il mio corpo. Il secondo lo è molto meno. Consiste nel rendersi conto che io ho una vita emotiva, ma non sono le mie emozioni, i miei sentimenti. Quando uno dice io sono irritato oppure io sono contento, fa anche in questo caso una falsa identificazione dell'io con degli stati psicologici che sono mutevoli e talvolta contraddittori. Dire io sono irritato è commettere un errore di grammatica psicologica. L'espressione corretta è vi è in me uno stato di irritazione. Vi è in me uno stato di irritazione. Il terzo stadio consiste nell'affermare io ho una mente, ma non sono la mente. Ordinariamente noi ci identifichiamo con i nostri pensieri, ma quando li analizziamo, quando ci osserviamo mentre pensiamo, allora ci accorgiamo che la mente funziona come uno strumento. Noi possiamo esaminare il suo modo di lavorare più o meno logico, osservarlo dall'alto, per così dire. Questo significa che non siamo i nostri pensieri. Essi pure sono mutevoli. Un giorno pensiamo in un modo, il giorno dopo possiamo pensare nel modo contrario. Il corpo, i sentimenti, la mente sono strumenti di esperienza, percezione e azione. Strumenti mutevoli
e impermanenti. L'io è essenzialmente diverso. È semplice, immutabile, consapevole di sé. L'esperienza interna dell'io può essere formulata nel modo che segue. Io sono. Io sono io. Centro di pura coscienza. Affermare questo con convinzione non significa che vi sia già raggiunta l'esperienza dell'io, l'auto-identificazione, ma è la via che conduce come mezzo efficace per giungere a dominare, a dirigere le nostre attività psichiche. La coscienza dell'io, l'autocoscienza, è quello che distingue l'essere umano dall'animale. Gli animali hanno sensazioni fisiche, emozioni, dimostrano un'attività mentale elementare. Purtuttavia, essi sono sprovvisti di autocoscienza. Invece, l'essere umano possiede una coscienza di sé, talvolta vaga e incerta, talvolta acuta e separativa, egocentrismo, ma può arrivare ad avere la coscienza dell'io puro, libero da ogni identificazione. Si dovrebbe cominciare la giornata rientrando in se stessi. Riflettere sul profondo significato di queste parole. Viviamo al di fuori del nostro essere. Siamo ovunque, fuorché nell'io, nel sé. Veniamo continuamente attratti, distratti da innumerevoli sensazioni, impressioni, preoccupazioni, ricordi del passato e progetti per il futuro. Decentrati, ignari, obliosi di quello che in realtà siamo. L'esercizio che segue può essere condiviso anche in gruppo. Praticarlo così può essere facile, soprattutto se ci lasciamo guidare dalla voce che dirige l'esercizio. Ciò non impedisce ad alcuno di ritmare quotidianamente, a continuare regolarmente da sé. Esso infatti dovrebbe diventare una pratica quotidiana per la salute psico-spirituale. Il primo stadio dell'esercizio consiste nello stare seduti in posizione comoda, allentando ogni tensione muscolare o nervosa. A ciò giova una pratica precedente di rilassamento, specifica per ognuno.
è importante, opportuno, tenere la colonna vertebrale eretta, la testa lievemente abbassata, ovvero il mento che leggermente spinge in basso, e chiudere gli occhi per fare alcune respirazioni complete, profonde, nell'atto di inspirare ed espirare. Posso inspirare con il naso e vibrare l'espirazione con il naso stesso, o, se preferisco, a labbra socchiuse dalla bocca. Il respiro non è forzato, ma osservo il respiro che mi respira e mi accorgerò che nell'atto di inspirare porto dentro nuova energia e nell'atto di espirare lascio andare il vecchio. Mi accorgerò della brevità dell'ispirazione rispetto alla lunghezza della espirazione. Mi osservo. Affermiamo lentamente, con attenzione e convinzione. Io ho un corpo, ma non sono il mio corpo. Il mio corpo può trovarsi in differenti condizioni. Riposato, stanco. Tuttavia, questo non ha nulla a che fare con me, con il mio vero io. Il mio corpo è un prezioso strumento di esperienza e di azione nel mondo esterno. È uno strumento per cui lo tratto bene, cerco di tenerlo al meglio, ma non è me stesso. Io ho un corpo, ma io non sono il mio corpo. Io ho un corpo, ma non sono il mio corpo. Io ho un corpo, ma non sono il mio corpo. Il respiro mi respira. Ascolto. In assenza di giudizio. Il respiro mi sostiene nel lasciar fluire ciò che è. Affermiamo con convinzione: io ho emozioni, ma non sono le mie emozioni.
Queste sono diverse, mutevoli, contrastanti, mentre io rimango sempre io, me stesso. Nell'avvicendarsi della speranza e dello scoraggiamento, della gioia e del dolore, dell'irritazione e della calma. Io posso osservare, comprendere, giudicare le mie emozioni, diventando sempre più capace di dominarle, dirigerle e utilizzarle. Io ho emozioni, ma io non sono le mie emozioni. Io ho desideri, ma non sono i miei desideri, suscitati da impulsi fisici e psichici o da influssi esterni. I desideri sono mutevoli, contrastanti. In un avvicendarsi di attrazioni e repulsioni. In me vi sono desideri, ma io non sono me. Io non sono i miei desideri. I desideri non sono me. Io ho una mente, ma non sono la mia mente. Essa può essere più o meno sviluppata e attiva. È indisciplinata, ma poco a poco posso dominarla, poco a poco posso dirigerla. La mente è un organo di conoscenza, sia del mondo esterno sia del mondo interno. Tuttavia, non è me stesso. Io ho una mente, ma non sono la mia mente. Tutto ciò è funzionale alla fase finale positiva, all'affermazione e all'esperienza dell'autocoscienza. Sono convinta e affermo che io sono un centro di pura consapevolezza. Io sono un centro di pura autocoscienza. Io sono un centro di volontà capace di dominare, dirigere e usare tutte le mie funzioni psichiche e il mio corpo. Io sono convinto, sono convinta e affermo che io sono un centro di pura consapevolezza, di pura autocoscienza. Sono un centro di volontà capace di dominare, dirigere e usare tutte le mie funzioni psichiche e il mio corpo.
Io sono. Sono convinto, sono convinta e affermo che io sono un centro di pura consapevolezza, di pura autocoscienza. Sono un centro di volontà capace di dominare, dirigere, usare tutte le mie funzioni psichiche e il mio corpo. Io sono. Soffermiamoci su questa affermazione. Io sono. Soham. Io sono. Soham. La puoi avvertire nell'atto di respirare. Soham. Io sono. Nell'atto di inspirare io. Nell'atto di espirare sono. Nell'atto di inspirare su. Nell'atto di espirare ham. Nell'atto di inspirare io. Nell'atto di espirare sono. Cerca di sentirla, cerca di realizzare la pura coscienza di essere stabile, immutabile, saldo come una roccia, in mezzo all'agitarsi delle onde del divenire. Tutti gli altri livelli. Io sono. Io sono. Io sono. Io sono. Io sono. Io sono un centro di volontà, io sono un centro di energia creativa e dinamica, io sono un centro di pura consapevolezza, io sono un centro di pura autocoscienza, io sono un centro di pura autodeterminazione, io sono, io sono. Noi siamo quel sé siamo noi. Cerchiamo di realizzarlo in uno stato d'animo trionfante. Questa è una verità suprema e prevarrà. Non siate scoraggiati se non ci riuscite. Non illudiamoci di riuscire. È proprio l'inizio di un allenamento verso, universo. È semplice da sperimentare come allenamento elementare. Ed è tutto ciò che può essere vissuto dal di dentro, nel momento presente, evitando di chiedere troppo alla personalità. Riportiamo la consapevolezza, l'attenzione, al centro irradiante, al centro di pura autoconsapevolezza. Cerchiamo di essere quanto più possibile, come se fossimo identificati con il sé.
così. La vita, sia cosmica che individuale, è un equilibrio, o tale dovrebbe essere, tra la tendenza alla concentrazione e alla sua conseguente diffusione, irradiazione. Io sono, io sono.